La Roma va a Milano a vedere Duomo, no, per chiudere il campionato, insomma. Ah, si gioca una volta. Si gioca, mamma mia. Dignitosamente, anzi, tra l'altro c'è da mandare anche la formazione, sì, fatta sì, calcio, sì, se mandi anche la facciamo. Mia, perché a me non mi frega mai più un cazzo. No, no, non te voglio sentire di queste cose. Per la regolarità del campionato. Ho rubato i soldi, brutti ladri. Mi avete dato una formazione già a metà campionato. Senti, devo andare a cesso. Chiudiamo sta cosa perché poi. La Roma va a Milano. Senza Diego Perotti. Una grave assenza. Nello scacchiere spallettiano. Ecco. Come può essere? Non penso che la Roma mo deve stare a preoccuparsi perché manca un giocatore, ma è un giocatore con quelli che c'ha. Un giocatore crack, un giocatore, capito, che crea superiorità davanti, dribbling secco, passaggio. Lo crea con gioco. Chi è? E quindi senza Perotti comunque è un impegno un po' difficoltoso, no? Difficoltoso. Esatto. Bah. Mentre invece il Napoli passeggia proprio in casa con il Frosinone, no? Ma non credo. No, il Frosinone vorrà dimostrare. Che devi dimostrare? Ormai che cazzo che sono professionisti. Sono professionisti. Vabbè, sentiamo il nostro inviato che ci dà le ultime notizie. Sì, sì, ciao Andrea. Allora, vabbè, la Roma prova, andando a Milano a fare l'impresa e arrivare al secondo posto, ma indubbiamente ha un impegno sicuramente più difficile di quello del Napoli, in più con un'assenza importante di quello che secondo me è l'uomo crack insieme a Nainggolan di questa squadra, che è appunto Diego Perotti. Diego Perotti non sarà nemmeno convocato e lui è diciamo l'emblema del calcio spallettiano, dell'attacco spallettiano, perché è quello che non dà assolutamente punti di riferimento là davanti, è quello che ti può inventare l'ultimo passaggio, è l'uomo dal dribbling di secco, formidabile assist man, quindi insomma è un'assenza pesante. In che modo può sopperire Spalletti a questa assenza? In tre modi secondo me. Il primo, quello che io suggerisco, l'ingresso di Maicon in difesa con lo spostamento di Florenzi in avanti, quindi a comporre un terzetto leggero ma molto veloce con Florenzi e Sharawi e Salah. La seconda opzione è quella forse più semplice, quella che molto probabilmente userà Spalletti, l'inserimento di Edin Dzeko, che però chiaramente fai un gioco totalmente diverso, che però ti consente anche di ti dà più opzioni, perché puoi fare anche il gioco palla lunga con Dzeko che fa salire la squadra. E infine la terza opzione, che è quella meno percorribile, è l'ingresso di Francesco Totti, che molto probabilmente entra a partita in corsa, però non so se ha diciamo la forma fisica per giocare 90 minuti. Ricordiamo che è un secolo forse che Francesco Totti non gioca 90 minuti. C'è da dire però che Francesco Totti a Milano, alla scala del calcio, ha sempre fatto partite formidabili, quindi comunque queste credo siano le opzioni percorribili, a meno che poi non si cambi modulo, non si pensi a un 4-4-2, 4-4-2 in quel caso, insomma poi c'è da rivedere un po' tutto, ma credo che alla fine siano queste le opzioni percorribili. Ecco, rientriamo in studio. Eccolo, ecco, sì, grazie della linea. Grazie della linea. Grazie della linea. E Zappino. Ci sta. Gioca Zappino. Io una volta ho sentito una radio, sì, che c'era il conduttore, no, che parlava. A un certo punto c'aveva la pubblicità e interviene uno che parlava per fare la pubblicità. Diceva, grazie della linea. Come dire? Qual è la linea? Quale linea? Scusa, è registrato. Quale linea? Grazie di che cosa? Vabbè. Grazie della linea. Comunque, poi quello è un tuo dipendente. Se non te la dà la linea, tu lo cacci. No? Che ringrazi, è obbligato a darti la linea. Quindi, che grazie. Allora, ma poi è registrato. È una farsa, una finzione. Sì, sì. Beh, ma come questo? È tutta una buffonata. Capito? Ma io qualsiasi cosa dici, allora non te l'ho retto. Esatto. Grazie, no, quello lì. Sì, pure tu. Sì, no, vabbè, comunque, qualsiasi cosa dici. Se cominci così, vuol dire che mi stai a fregare. Esatto. Grazie della linea. Ma di quale linea? Io voglio di questo. Non hai dato la linea. Zappino. Ecco, questo già fa capire che il campionato è tutto cioè, a chittà. Quindi la Juve ha vinto lo scudetto, allora, perché all'ultima giornata Zappino gioca col Frosinone. Vede la Juve. Torino deve 4 titolari. Questo fa giocare a Zappino. E tu mi vuoi far credere che vai a Napoli a giocare a tale partita? Ma dai. Ma è tutto una buffonata. Ma non è che se giocava alle ali
il Napoli non vinceva col Frosinone, insomma. Sì, allora tu già mi fai capire che comunque io ti metto Zappino, come a dire, così accomodi, capito? Perché allora la Juve che mette Neto, che dice? Che grazie si accomodi. Vabbè, ma la Juve non, chi sta giocando a Sampdoria, non Sampdoria. C'è niente da chiedere, che dice Sampdoria. Ma col Frosinone c'è niente da chiedere, che deve chiedere ormai? Sono retrocessi, giocano a Napoli, che devono chiedere? E deve fermare per noi, per far passare. Ah, perché beati cazzi vostri, ho capito. Vabbè. Certo. E allora scusa, la vicinanza con regionali e cose. L'amicizia. Con regionali. E finisce qui la puntata di Talk AS Roma. Chi? E che cosa? Che cazzo è? Talk AS Roma. Stiamo a Roma, Talk. È Roma Talk. Chiacchiera a Roma. Quale Talk AS Roma? Finisce la prima puntata di Chiacchiere da bar. Da bar, Bardo Sport, no? Talk AS Roma. C'ha ragione. C'ha ragione. Roma penso che comunque alla fine ha fatto un buon campionato, perché se vai a vedere dopo una partenza farraginosa, disastrosa, grazie a un allenatore un po' mediocre, ecco, se possiamo dire mediocre, per fare un complimento, mediocre. Mediocre. La figa. La finta. La finta. La finta. L'allenatore mediocre, la figa. A gratis. Per carità. Massimo rispetto per la figa, massimo rispetto. Sì, sì, però rispetto e adorazione. Adorazione, cioè, ci allargiamo. No, senza. No, diciamo. Mantenendo una certa dignità. No. Dignità, dignità. Senza No. Però. Insomma, parlavo di calcio, una figa. Onore, ecco. Onore, gloria, onore. È una squadra che comunque con Spalletti. Che cazzo?